Buongiorno a tutti, benvenuti, rivenuti qui su Essere il Cambiamento. Io sono Orsolina e quest'oggi parliamo del libro I Bambini della Luce. Innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al nostro seminario. Il 23 agosto c'è stata appunto la prima puntata online che ha riscosso un grande successo. Ci sono appunto in particolare un genitore, un'educatrice che sta organizzando un laboratorio a settembre dove appunto introdurrà appunto queste linee guida. E noi siamo molto felici appunto del fatto che una persona, un genitore, un educatore introduca nei suoi laboratori personali con i bambini qualcosina delle linee guida o che pure incentri tutto il laboratorio sulle linee guida, perché cioè, a noi non ci interessa tirare la massa, a noi ci basta che anche solo 10 bambini, 50 bambini vengano, diciamo, in qualche modo educati in un modo completamente diverso di come si fa oggi. Non che l'educazione di oggi sia sbagliata, non voglio che passi questo messaggio perché è tutto perfetto così com'è, però noi vogliamo dare un altro tipo di approccio, un altro tipo di educazione affinché questi bambini un domani che sono adulti potranno fare la differenza, cioè potranno creare altre realtà, soprattutto realtà di pace, quindi realtà dove regnano le alte vibrazioni e le alte frequenze. Benissimo, dopo questa premessa passiamo alla nostra sigla. Venite con noi nel mondo dei bambini della luce. Basta un poco di gioia e amore. Bene, allora introduciamo la linea guida 6. Adesso eccola qui, ve la faccio vedere e andiamo avanti. Create la nuova realtà nell'infinito potere del cuore, generando amore in espansione che si irradia ad ogni livello. L'amore è una vibrazione trasversale, dato che l'universo è amore. Laddove c'è mancanza di amore, portate amore. Fatelo dapprima dentro voi stessi e poi anche con gli altri. Quindi, in questa linea guida, diciamo che regna la vibrazione dell'amore. Allora, abbiamo già visto l'altra volta con la linea guida 5 che sono linee, queste cominciano ad essere linee molto interessanti, dove trovate delle informazioni che sono chiaramente di matrice superiore e non troverete da nessun'altra parte. Per cui sono linee molto 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 ricche di informazioni, diciamo, utili proprio allo sviluppo dei doni e dei talenti di questi bambini. Allora, parliamo dei bambini indaco, guardate questa bellissima immagine, la faccio vedere, ecco i bambini indaco davanti a dei simboli. I simboli appunto sono molto molto importanti anche per lo sviluppo della visione, per lo sviluppo appunto del terzo occhio, per recuperare le memorie e così via. Ogni bambino indaco custodisce preziose memorie multidimensionali per espandere la coscienza. Infatti noi praticamente ogni anno con Essere Cambiamento organizziamo dei viaggi appunto che sono dei percorsi iniziatici, dei percorsi di risveglio appunto per noi adulti, dove andiamo in questi luoghi sacri, in questi templi di Luxor, di altre parti dell'Egitto, proprio per fare un lavoro interiore, un lavoro di risveglio. Se siete interessati, appunto, questo viaggio si terrà dal 18 di gennaio al 28 di gennaio del 2024. Potete inviarci un'email a info@essercambiamento.it. Inoltre, ne approfitto così, do tutte le informazioni, tutti gli annunci, il 13 di settembre inizierà il percorso di radicamento, che è il primo percorso, diciamo, per entrare
a contatto con la nostra anima, col nostro mondo interiore, che è in promo a 88 euro, 8 il numero dell'abbondanza, fino al 25 di agosto. Quindi mi sa che è in promo, era in promo fino a ieri, non è più in promo. Infatti, perché oggi è il 26 di agosto, va bene, quindi ritiro, non è più in promo, però comunque sono poche decine in più di euro, ma possono fare chiaramente nella vostra vita la differenza e migliorare la qualità della vostra vita. Quindi ritorniamo ai simboli che vi ho detto prima, quindi questi simboli, per esempio la chiave di Ankh, che non è una croce, ma è una chiave, perché è una chiave che apre il nostro cuore. Poi anche l'occhio, questo è l'occhio di Thoth, l'occhio sinistro, poi c'è l'occhio che rappresenta la luna, la nostra consapevolezza, la nostra introspezione, poi c'è l'occhio di Horus, l'occhio destro, che è la conoscenza alla luce del sole. Insomma, ci sono tutta una serie di simboli con cui noi di Essere Cambiamento lavoriamo e poi comunque diciamo li andiamo anche a conoscere sul campo, cioè andiamo a conoscere proprio questi simboli che sono all'interno di questi templi e che sono stati incisi migliaia di anni fa, per cui danno anche una certa energia, perché sono, se verrete con noi, vi accorgerete che all'interno di questi templi sono molto molto energetici, hanno una fortissima energia che una persona molto sensibile comunque riesce a percepirla. Ora, siccome queste linee, abbiamo visto già dalla scorsa linea, sono molto molto ricche di informazioni, diciamo anche un po' particolari, io do delle piccole pilloline, però come sapete voi potete sempre chiederci le informazioni mandandoci un'email a info@esserecambiamento.it. Step 1, ogni bambino custodisce preziose memorie multidimensionali per espandere la coscienza. Ogni bambino ha una storia diversa da comprendere e da ascoltare. Ricordatevi